Buonasera, sì, insomma, riprendiamo la linea dopo la partita che l'Inter ha vinto con merito a Pilsen, 2-0 il risultato finale, i gol di Dzeko e Dumfries. Non so se possiamo dire che sono stati risolti tutti i problemi dell'Inter, però la vittoria è stata meritata. Adesso andremo ad affrontare tutto. Abbiamo modo di parlarne, esatto, Inter, ma non solo, perché abbiamo tante tante cose di cui parlare, ovviamente insieme al nostro parterre di ospiti. Io vi presento subito Emanuele Tramacere, alla mia destra, di calciomercato.com. Ciao Vanessa, bentrovati a tutti. E dall'altra parte Massimiliano Lavia. Buonasera a tutti, eccoci qua ancora di nuovo. Giacomo Ferri. Ciao Vanessa, ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Ovviamente non dimentichiamo in collegamento il nostro Antonio Paolino. Ciao, buona serata a tutti. Buonasera. E poi alla nostra cabina abbiamo Paolo Marcello, che ovviamente ci racconterà un po', insomma, le partite di Champions. E lo chiameremo subito in causa adesso, tra pochi istanti. Ricordiamo che poi tra qualche minuto cominceremo a parlare dell'Inter con Filippo Tramontana, che ci darà i suoi up and down e ci racconterà, insomma, la partita nelle sue impressioni che ne ha ricavato durante la cronaca che ne ha fatto. Vorrei andare subito Allora andiamo subito da Paolo Marcello, Marcello, quali sono le altre partite. Perché vogliamo capire che è successo in questa giornata. Assolutamente, innanzitutto le partite delle 18.45 le sapete, l'Inter che vince Repubblica Ceca, Dzeko e Dumfries, il Tottenham di Antonio Conte che pareggia a Lisbona contro lo Sporting, quindi si confermano a 4 punti in testa alla classifica le due squadre. Partiamo dal gruppo A però, Rangers-Napoli lo sapete è stata rinviata a domani, quindi si giocherà Liverpool-Ajax, partita più equilibrata di quanto dicano i blasoni delle due squadre, Liverpool ancora in una fase a dir poco interlocutoria della sua stagione, Ajax che invece ha cominciato alla grande sia in campionato che in Champions, dove ha vinto 4-0 con i Rangers di Glasgow, quindi subito sarà importante per la squadra di Klopp provare a portare a casa i 3 punti. Gruppo B, si va a Leverkusen, dove il Bayer Leverkusen ha cominciato davvero in maniera disastrosa questa stagione, ospita l'Atletico Madrid che nell'ultima partita di Champions, nella prima, ha vinto 2-1 in maniera a dir poco rocambolesca, pensate che al 90esimo la partita era sullo 0-0, quella tra Atletico e Porto, è finita 2-1 per gli uomini di Simeone, ecco perché il Porto di Sergio Conceição vuole mettere subito una pezza alla beffa della partita di Madrid e vincere in casa contro il club Bruges. Questo è il gruppo B. Gruppo C, quello dell'Inter. Inter che ha preso 3 punti fondamentali per provare a sperare, così come credo proverà a sperare in un pareggio stasera, quello tra Bayern Monaco e Barcellona. Di base il Bayern Monaco è favorito, anche perché gioca in casa, ma i bavaresi, a parte la vittoria con l'Inter, nelle ultime 3 di Bundesliga hanno pareggiato 3 volte, quindi non sono di certo in un periodo di forma magnifico, mentre Barcellona ha cominciato alla grande la stagione, quindi molto interessante la sfida dell'Allianz Arena. Chiudiamo con il gruppo D, Sport Lisbona Tottenham si è già giocata, 0-0 il finale, 2-0, me lo sono perso, nel finale proprio. Nel finalissimo, 90-93, perfetto, ero rimasto all'89esimo, fantastico, grazie Sport Lisbona. Sporting 2, Tottenham 0, quindi Sporting a 6 punti, imprendibile per questa giornata in vetta alla classifica. Il Marsiglia di Tudor, che ha cominciato la Ligue 1 davvero molto 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 bene e non ha di certo sfigurato nella prima contro il Tottenham, affronta l'Eintracht Francoforte, che nella prima sfida del girone è stato malmenato in casa dallo Sporting Lisbona. E ci sono stati problemi di ordine pubblico nel pomeriggio a Marsiglia, con l'ambiente sempre così pacato, i tifosi dell'Eintracht che sono andati allo scontro con le forze di polizia. Allora, quello che abbiamo visto fino adesso, se andiamo a tracciarlo, che l'Inter, insomma, vincendo resta ancora in corsa, anche se siamo alla seconda giornata naturalmente, e si diceva forse si spera in un pareggio tra Bayern e Barcellona, forse ancora sarebbe meglio la vittoria del Bayern che ha già vinto a Milano, quindi insomma potrebbe rallentare la corsa del Barcellona, l'Inter si ritroverebbe agli stessi punti del Barcellona e si giocherebbe la qualificazione col Barcellona, forse quello sarebbe il risultato migliore oppure il pareggio per tenersi sempre a un punto da entrambe le squadre, quindi... Ma guarda, il risultato delle altre è importante, però io credo che stasera, a prescindere dalla prestazione, che uno può dire che ha giocato bene, male, meglio stasera che col Torino, io credo che le cose fondamentali erano i 3 punti, Maurizio, i 3 punti che comunque ti danno morale, ti danno coraggio, anche se hai giocato contro una squadra che lo stesso allenatore ha detto che era la portata dell'Inter, ma
comunque ti dà morale anche vincendo una partita contro una squadra che sulla carta è un po' meno forte rispetto a te. L'Inter aveva bisogno perché aveva perso col Bayern. Secondo me, Maurizio, poi il risultato di Barcellona e Bayern Monaco dipende, perché sono due squadre che comunque sono talmente forti sulla carta, hanno dei giocatori fondamentali. Io credo che il pareggio, sono d'accordo con te, il pareggio può essere una situazione buona, però a prescindere da tutto, rimanendo sull'Inter, io dico che la cosa fondamentale erano i tre punti. Mettiamola così, il risultato peggiore per l'Inter sarebbe la vittoria del Barcellona. Ah beh sì, perché va a 6. Andrebbe a 6, dovrebbe fare le due partite con l'Inter e l'Inter si ritroverebbe con gli stessi punti del Bayern, che però lo ha già battuto. È vero, però Maurizio, io spero e mi auguro che l'Inter arrivi a questi scontri con queste grandi squadre e a pieno della forma, più in forma rispetto a come sono ad oggi, perché se l'Inter, secondo me, e ha tutte le carte in regola per poterlo fare, perché i giocatori, secondo me, ha dei giocatori straordinari, in questo momento gli manca un po' la condizione, non so il perché. Però se dovesse arrivare contro il Bayern e Barcellona ha una condizione buona, secondo me sarebbe un bello scontro. Sì, sono d'accordissimo. È chiaro che queste vittorie, comunque l'Inter ha vinto le ultime due partite con Torino e Victoria senza brillare particolarmente, però le ha vinte facendo 3 gol, subendone 0. E non è una cosa da trascurare, perché l'Inter fino a quel momento aveva preso 0 gol solo con lo Spezia. Quindi aveva preso gol in tutte le partite praticamente, quindi è importante non aver preso gol, ti dà morale, può dare un po' più di autoconvinzione. Comunque è una partita di Champions in trasferta e non è scontato che tu vada a vincere una partita di Champions in trasferta, soprattutto nelle condizioni in cui era l'Inter, in cui magari ancora un po' l'Inter. Quindi sono d'accordo con Giacomo, bisogna alzare il livello però. Allora, innanzitutto salutiamo il nostro Filippo Tramontana, che non avevamo presentato a inizio trasmissione. Allora io vado subito da te per sapere un po', insomma, gli up and down di questa partita. Va bene, allora, per quanto riguarda gli up, è tutto molto semplice. Dzeko, assist e gol, quindi 7. Dumfries, mezzo assist e gol, 7. E poi Acerbi, confermo il voto dell'inizio, perché secondo me ha giocato un'ottima partita, 90 minuti molto buoni, con personalità, era la prima partita che giocava, inserimenti, chiusure. Certo, non ha giocato contro il Real, ma neanche gli altri 11 hanno giocato contro il Real, quindi era il debutto e secondo me ha debuttato bene, quindi 6 e mezzo. Per quanto riguarda i down, Correa non ha fatto molto poco, le occasioni le ha avute per fare male all'avversario e non c'è mai riuscito. Non voglio esagerare perché l'Inter ha vinto, quindi 5. Gosens, confermo il 5, si è visto molto poco, ha giocato 90 minuti e questo è importante per il minutaggio, però deve cambiare passo perché non va bene così. E suggerisco un Gagliardini. Infatti stavo dicendo quello, però è entrato 10 minuti, io quando entri 10 minuti a partita finita, sinceramente, sia che tu fai due cose buone che tu fai due cose non buone, secondo me non vale la pena né nell'up né nel down, quindi mi fermo qua. Allora, posso aggiungere una cosa su Acerbi? Perché mi ha impressionato, perché l'ho guardato molto. Cioè, per un giocatore che è esperto, comunque un giocatore molto esperto, ma è entrato in un contesto nuovo. Non è semplice. A me è data l'impressione, non so se anche a voi, era lui il regista difensivo, non era Skriniar. Che di solito, sai, quando entri in un contesto tipo una difesa come l'Inter, che comunque c'hai Skriniar, quando c'è Bastoni, c'è De Vrij, entri tu al posto di De Vrij. Comunque, quando prendeva palla, nell'impostare, sembrava lui il veterano dell'Inter. Non so, a me ha dato questa impressione. No, ma è così. Mi è piaciuto molto. No, ma è così anche perché quello è il ruolo per cui è stato preso, nel senso che De Vrij è centrale che imposta. Acerbi è il vice De Vrij, nel senso quando non c'è De Vrij gioca Acerbi, è stato preso per quello. Però Fede, tu lo sai che entra in un contesto nuovo, anche, ripeto, lui ha una certa esperienza perché ha un'età importante, ha giocato da tanti anni, gioca da tanti anni. Però comunque arrivi all'Inter, non è che arrivi in una squadra e dici... Però è uno che ha anche l'esperienza internazionale, avendo giocato con la nazionale. Però credimi Maurizio, entrare in un contesto anche tu che hai esperienza nuovo, come la realtà dell'Inter, dove, come hai raccontato Filippo, l'Inter sta giocando bene, un po' meno, cioè non era una cosa semplice. Ecco perché io dico, io l'ho guardato, l'ho osservato molto durante la partita, a me è piaciuto tantissimo Acerbi. E secondo me è anche
prima dicevi dell'entrare in forma per quando ci sarà la sfida col Barcellona, ricordiamo prima del Barcellona c'è anche la Roma, subito dopo la sosta c'è Roma e Barcellona, il più semplice e poi Sassuolo. Dei calendari, ecco, nel post sosta. Però lui mi sembra già più in forma di De Vrij in questo momento, cioè in questa partita è vero gli avversari non sono gli stessi delle altre, però per come si posizionava in campo, per le linee di passaggio che dai ai compagni, più mobile, aveva più gamba, più attivo di De Vrij, sì, ecco. Sì. Quindi sì, anche in vista del futuro forse no, ha fatto un grande acquisto, dare uno stimolo in più anche a De Vrij. Antonio, ti volevo chiedere, visto che stiamo analizzando questa partita, ha giocato Onana, anche la Juventus per un momento nel passato ha avuto qualche dualismo tra portieri, ma secondo te quello tra Onana e Handanovic c'è un dualismo che può durare oppure una decisione va presa? Da quello che intuisco dalle dichiarazioni del mister dell'Inter è assolutamente una cosa che può continuare, mi sembra di capire. Mi sembra che sia anche uno strumento giusto se condiviso dalle parti, quindi dal primo portiere che sappiamo avanti con l'età, ma abbiamo visto anche come ti risolve le partite, se sente l'appoggio, se sente la sicurezza, se è ancora in grado di sostenere con continuità una, due, tre partite una di seguito all'altro. Parliamo di un portiere che l'Inter è riuscito a prendere, se non sbaglio, a parametro zero, di un portiere che certamente è sul trampolino di lancio o che... secondo me Inzaghi fa bene a rischiarci sopra le fish giuste, cioè dando la giusta alternanza, avendo possibilità di farlo crescere, ripeto, sempre che ci sia l'appoggio anche della controparte, e penso che creando un bel clima, un buon clima, il rendimento possa anche avvantaggiarsi. Massimiliano, tu sei d'accordo con questa scelta tecnica di gioco di alternare i portieri? No, io francamente no, perché avendo sentito parecchi portieri che poi hanno commentato questo tipo di alternanza, non credo che ci siano dei casi in cui ha giovato l'alternanza, perché effettivamente è un ruolo particolare, bisogna avere fiducia, a meno che non ci sia una gerarchia ben stabilita sin dall'inizio, uno gioca il campionato, uno gioca la Champions. Secondo me questo tipo di dualismo alla fine della fiera, cioè, non avvantaggia nessuno dei due portieri, però cioè, magari cioè, mi smentisce l'Inter no quest'anno. Ma sai cosa, io sono d'accordo con te in linea di massima, poi dipende probabilmente dal contesto, dalla situazione, dai caratteri dei giocatori, dallo spogliatoio. Io credo che ci siano varie cose per cui può essere buona o meno buona la decisione, non credo sia o bianco o nero, però io sono d'accordo con te, nel senso che nella situazione attuale dell'Inter a livello tecnico, a livello di futuro, secondo me la scelta andrebbe su Onana. Però poi c'è il discorso, allora poi si deve contestualizzare, dello spogliatoio, del fatto che nessuno ha puntato la pistola alla tempia della società e della dirigenza nel rinnovare il contratto ad Handanovic. L'hanno rinnovato per un anno, quindi ha in casa Handanovic che è anche il capitano esatto, anche questo, anche il ruolo del capitano devi contestualizzare. Onana ha accettato di venire all'Inter sapendo che c'era ancora Handanovic per un anno, quindi lì devi contestualizzare, non può più essere bianco o nero. Io ho provato, mi è capitato una situazione del genere con dei portieri che, come Onana, che è arrivato per prendere il posto del portiere che c'era titolare, perché era ormai al limite di età. È chiaro che dal mio punto di vista la società non fa una cosa a caso, ma non solo Inzaghi, parlo di Marotta, parlo di tutti, Usiglio e via dicendo. Allora, se fa questo è perché c'è una cosa ben precisa dall'inizio. Perché altrimenti, come ha detto Filippo, ha detto anche Max, nello spogliatoio succede il finimondo, perché tra giocatori si cominciano a parlare e a formare dei gruppi che non va bene, che poi va a discapito della squadra. Certo. Perciò, detto questo, il problema è che la società, se fa questo Inzaghi, è perché dall'inizio ha dato delle regole ben precise, perché altrimenti succede il finimondo. E sul discorso del capitano io non sono tanto d'accordo, perché il capitano oggi c'è, domani non c'è. La fase capitano è importante fino a un certo punto, perché poi io ho vissuto delle situazioni dove il capitano nello spogliatoio non era l'uomo immagine, erano altri. Perciò io non so quello dell'Inter qual è, però il capitano, ho capito, capitano, però anche il capitano, anche Totti ha smesso di giocare. Perciò c'è una fine anche per il giocatore. Perciò io credo che se la società ha gestito in questo modo è perché all'inizio sono stati chiari. Perché altrimenti, credete, certo, nel spogliatoio sarebbe stato pericoloso. Certo, ma Maurizio... Certo. Allora, facciamo una mozione... Condivisione di intenti, permettetemi. Nel senso che sai che a un anno, Filippo ha ricordato la tempistica, un anno di contratto ancora per Handanovic,
o condividi il progetto in questi termini e cresci assieme, digerisci anche il malcontento, una volta uno, una volta l'altro, ma li fai crescere su competizioni parallele, perché se no dire tu sei da Coppa Italia, io da finale, super finali, secondo me ti crea più problemi, quindi no. Con un anno di tempo puoi far crescere e mantenere il livello alto in Handanovic e il livello di guardia anche di attenzione. Anche perché Antonio l'ha vissuta questa cosa più o meno simile con Buffon e Szczęsny, se non sbaglio, no? Cioè Szczęsny era un portiere, esatto, che stava arrivando già comunque internazionale, come lo è Onana. Preparato, pronto. Pronto, forse già ad un livello, più alto Szczęsny, quando forse è già a livello più alto, e Buffon comunque era già Buffon, era avanti con l'età, però comunque pretendeva ancora di giocare, tant'è vero che mi ricordo, Antonio correggimi se sbaglio e se sbaglio con la memoria, che hanno giocato spesso entrambi, cioè che l'alternanza era abbastanza frequente. No, ma quando mettono giù piani, scusate velocemente, l'allenatore con la società, però è l'allenatore che decide poi alla fine. La società è lì che gli deve dare una mano all'allenatore. Non dice Buffon gioca la Coppa Italia, te l'altro, non so, Szczęsny gioca la Champions. No, gli dicono dall'inizio che ci saranno delle alternanze, che ogni tanto giocherà uno, ogni tanto giocherà l'altro. No, ma io ho capito cosa stava dicendo Massimiliano, perché lui ha detto una parola chiave, fiducia, cioè nel senso che comunque il portiere per giocare bene deve avere anche la fiducia da parte della squadra, ovviamente alternandoli, facendo una partita uno, una partita l'altro. Beh, però, era questo un po' il succo del discorso. Però non è detto, se si finisce a fare una partita uno, una partita l'altro, non so se ci sarà davvero fiducia. Colleghiamoci subito con i nostri amici di Bilab, Maurizio. Sì, assolutamente, le partite sono cominciate da pochissimo e andiamo a sentire cosa ci raccontano, insomma. Anche perché ci sono 3 squadre italiane domani. Allora, ci dicono che non siamo ancora pronti. Allora io farei insomma una domandina ancora sulla partita dell'Inter che insomma abbiamo appena terminato di vedere insieme. E parlando, non so, tu ad esempio Emanuele avevi nominato Dzeko o forse era Filippo, se non sbaglio, negli up and down. Come ti è sembrata, Emanuele, la chiedo a te, questa diciamo tecnica di accostare Dzeko e Correa? Questa tecnica di gioco? Dzeko è attaccante da competizione europea di esperienza, quindi oggi ha fatto molto bene, ovviamente il ritmo della partita lo ha consentito, ha sbagliato molto, che è quello che ormai è diventato il suo gioco, non è più l'attaccante d'area di rigore che era magari quando era un po' più giovane, adesso si tende a spostarsi tanto. Quello che mi ha deluso di più, sono d'accordo con Filippo, è Correa. Correa è quell'attaccante che per l'Inter doveva dare quell'accelerazione in più, quello sprint, quell'uno contro uno, che purtroppo non sta riuscendo a darlo. Da quando è arrivato in nell'azzurro, forse la seconda partita, poi quelle giocate non sono mai più arrivate. E per caratteristiche è unico in rosa in questo momento. Quindi... Allora, nel commento della partita... Scusa Maurizio, sì. Barcellona ha un passo dal gol, bellissima azione del Barça, che si muove in maniera davvero veloce, Lewandowski regista d'attacco fantastico, il tiro di Pedri, la parata di Neuer, quindi Barcellona vicino al gol. E anche una notizia che può interessare magari a Max: 7ª partita ufficiale del Barcellona questa stagione, 6ª panchina per Frank Essie. Quindi vuol dire che torna? Scusa, no. Dicendo che c'è una... No, era solo... Barcellona torna comunque, il Barcellona a gennaio dovrà sicuramente fare qualche tasso. Chiedo, è una partita combattuta, quindi mi stai... Non è detto. E sta giocando meglio, cioè, il Barcellona. Sono due avversari molto difficili, il Bayern l'abbiamo visto... cioè in prospettiva Inter, questa partita che ci sta dando adesso? Ci sta dicendo che il Barcellona sta meglio. Sono passati 10 minuti, ripeto, ma il Barcellona sta meglio. Ma il Bayern Monaco, mi ripeto, in Bundesliga, peggior avvio degli ultimi 12 anni per la squadra di Nagelsmann. Qui la gran parata di Neuer. Io bella parata bene di Neuer, sì, sì. Anche se Pedri poteva fare qualcosa di più. Ma la vera notizia non è il Bayern Monaco, che secondo me è destinato comunque a riprendersi, anche se questa stagione non ha un vero e proprio attaccante. Ha tutti attaccanti di movimento fortissimi, ma non ha un vero e proprio centravanti. La notizia è che il Barcellona dei giovani mi sembra già molto più avanti rispetto alle attese di inizio stagione. Vedi, è quello che dicevamo prima. Voi davate per scontato che il Bayern Monaco fosse meglio del Barcellona. Io sinceramente non vedo questa cosa, che dobbiamo giocarcela col Barça. Credo che Bayern Monaco e Barça siano molto più avanti di noi, e questo è senza dubbio, sono più forti, sono più avanti. Però non è detto che il Barcellona sia meno forte del Bayern, quindi sono d'accordissimo con quello che ha detto Paolo, cioè mi sembra che si sappia. Oddio, lo vedremo, avremo delle avvisaglie nel corso della partita. Beh, chiaro, l'ha cominciata bene il Barcellona, vediamo se il Bayern saprà rispondere oppure il Barcellona confermerà questo stato che abbiamo definito di grazia, sbagliamo nel dirlo.
Però quello che mi premeva, che stavo dicendo... Che... Scusa, sì. Mi dà fastidio. Siete discolacci. È una lunga serata. Adesso in pubblicità vi separiamo. Allora, durante... facciamola subito, Maurizio, anticipiamo sì. La pubblicità, così li separiamo un attimo. Un attimo solo? Solo un attimo. Eccoci qui, ben ritrovati dopo la pubblicità. Allora, continuiamo un po' a parlare di Inter, no Maurizio? Perché, insomma, abbiamo visto una partita che è terminata poco fa e io vorrei chiedere a questo punto al nostro esperto Inter, Filippo, quali differenze hai trovato, o magari, insomma, anche dei miglioramenti tra questa partita e quella contro il Torino? No, beh, ma... piccoli miglioramenti partita dopo partita. Col Toro abbiamo rischiato comunque spesso di prendere gol. È stato bravo Handanovic, però buchi difensivi, ma il Toro comunque ha fatto una partita diversa da quella del Victoria. Il Victoria si è messo dietro, ha aspettato, ci ha fatto giocare, cercava di difendersi ma non ripartiva neanche, quindi non ci dava fastidio da quel punto di vista, non avevamo la pressione di sapere che se perdevi palla davanti loro ripartivano e ti potevano far male. Non ho mai avuto l'impressione in 90 minuti di una cosa del genere. Col Toro sì, il Toro pressava l'uomo, veniva a prenderti la palla anche sulla tre quarti, veniva ad aggredirti, infatti facevamo fatica nel palleggio. Sono state due partite completamente diverse. Col Toro abbiamo vinto di raffa, un po' di fortuna anche. Leva un po'. Un po' di fortuna, abbiamo trovato l'episodio decisivo, oggi la vittoria è strameritata. Giacomo, sei d'accordo? No, sì. Sì, il Torino poi a un certo punto ha giocato molto bene per, non so, adesso 50-55 minuti, poi fisicamente, perché come diceva Filippo, lo abbiamo detto più di una volta, perché poi l'ha commentato lui, la partita la stava commentando, l'ho vista anch'io, ero qua. Torino finché ha retto proprio fisicamente, ha messo in difficoltà l'Inter, ha avuto delle occasioni. Come è calato, automaticamente è uscita la qualità dell'Inter. Mm-hmm. Perciò uscendo la qualità, poi hanno fatto la giocata Barella e Brozovic e hanno fatto gol. Io condivido quello che ha detto Filippo, perché comunque il Torino meritava, almeno alla fine del primo tempo parlo, di un gol, uno o due gol li meritava. L'Inter in questa partita ha fatto una partita diversa, perché la squadra Vittoria aspettava l'Inter, è riuscita a fare un po' il giro palla un po' più semplice. Però secondo me sul discorso che faceva prima Maurizio, nel momento in cui parliamo di Champions, ma anche... per esempio già a Udine, che incontri una squadra fisica che ha grande corsa, le qualità dell'Udinese è questa qua, perciò se non migliora l'Inter fa fatica anche con l'Udinese, non solo col Barcellona. Che non ti lascia giocare l'Udinese, molto fisica anche subito nei contrasti. Sì, cambia il primo risultato della serata ed è un risultato a sorpresa, perché Club Brugge si porta in vantaggio a Oporto contro il Porto di Sergio Conceição, davvero un'amnesia difensiva dei difensori portoghesi, calcio di rigore. Per la squadra belga, rigore assolutamente netto, la mette dentro Jut Gla. Quindi Porto 0, Club Brugge 1 nel girone di quello con Bayer Leverkusen, Atletico Madrid. Brugge, che aveva vinto la prima, in questo momento è clamorosamente in testa in un girone nel quale tutti lo davamo per ultimo. Bene, senza invece io da quello che posso senza intuire, gran partita del Barcellona fino a questo momento. Sta giocando molto 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 bene, tra l'altro poco fa Neuer in un disimpegno ha passato la palla a Lewandowski, gli spieghino che non giocano più assieme, però davvero per ora... Ma quella è l'abitudine. È l'abitudine. 16 minuti di gioco, per ora solo Barcellona, adesso però attenzione a Bayern Monaco che prova a rendersi pericoloso, ma il Barça si chiude anche molto... molto bene in difesa, è un Barça un po' stile Barça di una volta, l'allenatore è Xavi, quindi probabilmente qualche concetto sta provando a passarlo a questi giovani. Comunque insomma ti sembrano due squadre in salute? No, il Bayern Monaco no, Bayern Monaco ripeto nelle ultime tre di Bundesliga ha pareggiato con lo Stoccarda in casa, ha pareggiato con l'Union Berlino, ha pareggiato col Borussia Mönchengladbach. Quindi diciamo che l'unica vittoria di un certo... delle ultime quattro partite, eccezion fatta per la Coppa di Germania, quando hanno giocato con una squadra di Serie C, l'unica vittoria è quella di Milano con l'Inter. Vedo Max che ride, però insomma se Atene non ha riso, no, perché Sparta io... quasi a pianto col Salisburgo. Barcellona un passo dal gol, però, Maurizio. Barcellona un passo dal gol ancora una volta, 17° minuto di gioco. Robert Lewandowski, adesso vediamo perché l'inquadratura non ci aiuta molto, riceve palla in area di rigore, buono lo stop, un po' meno la coordinazione, anche se parliamo comunque di una bella giocata, palla alta, Neuer battuto. Stop e tiro in velocissimo. No, stavo dicendo che a differenza del Salisburgo, oltre che tecnicamente bravi, anche come intensità, cioè io ho visto giocare una squadra che per 50-60 minuti veramente ha tenuto testa al Milan per quanto riguarda l'intensità. Mi sembra che Victoria Pilsen a quanto intensità abbia tenuto il ritmo del Salisburgo. Quindi io credo che l'Inter
Va bene il risultato, però sei ancora convalescente, perché voglio dire, non è che abbia dimostrato di essere sulla via della guarigione. Antonio, però sì. Chiedo, è vero, ha ragione Max, non c'è niente. Però mi pare che in questo momento un po' tutte, anche lo stesso Milan, io l'ho vista giocare tante partite, le ho viste quasi tutte quest'anno, quelle del Milan. Certo, sta meglio dell'Inter, questo è in dubbio, però non mi pare che tra la trasferta di Reggio Emilia, la trasferta di Bergamo in Champions League, ma anche la trasferta di Genova abbia fatto cose per cui... Vero o no? Esulta, scusate, il pubblico di Anfield Road, Liverpool in vantaggio sull'Ajax, 17esimo minuto di gioco, Momo Salah, in inizio di stagione assolutamente non positivo per il Liverpool, ma anche per l'egiziano che in questi anni ci aveva abituato davvero a rendimenti sorprendenti. Il lancio del portiere, sponda di Firmino e poi Milner riesce a, Diogo Jota riesce a passare a Salah che da solo davanti al portiere dell'Ajax mette dentro di sinistra. Antonio, Liverpool 1, questo Ajax vantaggio 0. Del Liverpool può essere letto in chiave Napoli come una cosa positiva? Ma guarda, queste riflessioni non le faccio perché non le ho ancora chiare. Dopo una giornata non mi sarei illuso di una grande vittoria, non darei per scontato un calo così netto del Liverpool quando vi sentivo ragionare del girone dell'Inter, nel senso tutto è possibile, e mai considerare una nobile del calcio europeo magari fuori dai giochi. Stasera stiamo vedendo un Barcellona chiaramente, non dico inedito, ma di livello. Non penso che il Liverpool, visto col Napoli, dopo gli errori davvero incredibili dal punto di vista difensivo, tantissimi meriti del Napoli, ci mancherebbe, ma quelle ingenuità difensive non le ho viste neanche nel trofeo con i ragazzini che ho visto questa sera per interesse personale. Dico che chiaramente ognuno deve fare il tipo per se stesso. Torno però alla tenuta delle squadre, soprattutto in Italia, soprattutto quelle che hanno fatto un'approssimativa preparazione. Mi sembra di capire e di sentire, di guardare anche dai dati statistici, che non ci sono squadre che battono l'avversaria nettamente nel risultato, nel rendimento, nella tenuta atletica e nel minutaggio. Quindi è una fase ancora di alto collaudo. Mi permetto una considerazione: sto guardando un po' tutte le partite, gli arbitri lasciano correre e rispettano molto le decisioni dei guardalini. Una cosa sul discorso di Antonio. Polemica, ma ci torneremo naturalmente, perché mi hai dato la stura per dire che dopo ne riparleremo di questa storia, perché non è finita così. Oggi ci sono parecchie novità che sono successe. Sento del vittimismo. No, però Maurizio, se alzano la bandierina l'arbitro ferma il gioco e finisce lì. Quando reclamano i giocatori non fanno quelle ammucchiate attorno all'arbitro e non aspettano la decisione del VAR. Cioè, alcune decisioni devono essere lasciate autonomamente al miglior arbitro in campo in quel momento, cioè chi arbitra. Poi non so se è veramente il migliore. Una va cosa bene, veloce per attaccarmi a quello che ha detto Antonio sul discorso delle nobili d'Europa. Io ricordo solo, visto che si parla così del Barcellona sminuendolo, io ricordo solo che l'anno scorso l'Inter aveva il Real Madrid del girone e tutti dicevano che era il Real Madrid peggiore della storia, che l'Inter avrebbe dovuto vincere con il Real Madrid peggiore della storia. Quel Real Madrid peggiore della storia ha vinto la Champions League. Ma però non stiamo sminuendo, anche prima non stavamo sminuendo il Barcellona. Quello che dicevo io era che il Bayern Monaco, a prescindere dal fatto che sta attraversando un momento negativo, è più quadrato come squadra può darsi. Rispetto al Barcellona. Quindi, fra le due, se io devo scegliere quella che per l'Inter sono entrambe impossibili, per l'Inter potrebbe essere, per come gioca discorso. L'Inter più alla portata, forse il Barcellona più del questo, Bayern. Ma su questo io era questo il discorso. Io sto dicendo che il Barcellona cosa, vero, secondo me verrà dato un calcio di rigore all'Atletico Madrid, perché c'è un fallo di mani grossolano di un difensore del Leverkusen in area di rigore. L'arbitro adesso sta aspettando che il VAR lo richiami l'attenzione. Ditemi se siete d'accordo. Mi pare proprio che non ci sia discussione, se poi il giocatore avversario ha tirato praticamente a porta vuota e ha sbagliato adesso, il gol. Bisogna capire se il VAR ha le immagini, però adesso dobbiamo fare la fascia pubblicitaria e torniamo a parlarne tra pochissimo.